da 500-8.000 Hz a 30 decibel, nessuno. In effetti poi ci sono delle variabili. La prima variabile grande è che sentire non vuol dire parlare. Io devo, ho un impianto che garantisce un feedback acustico molto buono, ma io devo imparare a sfruttarlo per creare un linguaggio, quindi per passare dall'udito inconsapevole all'udito simbolico, per trasformare suoni strani come sono le parole di fondo e farli diventare parole. E da che quali sono le variabili allora che vicino? Sono quando il bambino è stato senza sentire, un impianto in realtà un bambino che sia solo sordo entro 2 anni di età, perché abbia una buona famiglia, intendo una famiglia che lo segue, una certa attenzione, una buona logopedia, significa che questo bambino sviluppirà un linguaggio assolutamente gradevole, comprensibile e ricco. Se l'impianto lo farà 6 anni, perché prima portava le protesi che andavano così così, i risultati saranno diversi. Poi studiare le differenze dipendono anche dagli elementi che sono insiti al bambino, cioè la sopravvivenza delle fibre nervose che dipende dalla patologia che ha causato la sordità e da altri elementi. Poi bisogna vedere se il bambino è stato abilitato ad esporsi a bambini sordi che sono figli di immigrati di prima generazione. Questi bambini sordi a scuola si parla italiano, a casa si parla arabo, cinese, filippino, punjabi, quindi lingue diverse, molto molto diverse dall'italiano. Quindi anche qui ci troveremo situazioni differenti. È il quarto, ma forse dovrebbe essere quasi il primo, l'adeguatezza relazionale e comunicativa all'interno del sistema familiare. No? Una famiglia in cui si è accettata la sordità, in cui si è imparato a comunicare con il proprio bambino, ad ascoltarlo, a fare insieme per parlare insieme, in cui le regole del comportamento siano coerenti. No? Spesso succede che la mamma è severa, il papà è il contrario, no? Però spesso le mamme dei loro bisogni sono severe, severe nel senso che cercano di dare delle regole, mettere a posto, fai il letto, così. E i padri invece tendono che va bene, ma in fondo, no? E in questo modo, se non costruisci un sistema di regole di riferimento comune, anche il linguaggio è presente. Perché, come dicevamo prima, la parola parlata si basa tutta su una convenzione. Noi ci siamo messi d'accordo, no? Usiamo una grammatica. Quando usiamo la particella non, significa che non si può fare, no? E una particella non deve essere messa in una certa posizione nella lingua italiana, nella lingua inglese invece in un altro modo, no? Quindi vedete come sono importanti le regole. Allora, se non ci sono regole nella comunicazione condivisa, nella relazione tra le persone, e come fa il bambino poi a sviluppare, no, una serie di regole linguistiche adeguate? Non può mica inventarsi, mi sappiamo. Certo, anche le capacità cognitive. Per poter parlare ci vuole un certo grado di intelligenza. Non tantissimo, ma ci vuole. Una persona udente con un udito normale, per poter imparare a parlare di 60-70, per imparare, insomma, diciamo, medio-basso. No? Se ce n'hai di meno, non impari veramente a parlare, puoi imparare a ripetere delle parole, ma non a fare un bel discorso. Quindi è ovvio che un bambino di buona intelligenza, di intelligenza normale, molto intelligente, avrà delle performance diverse da un bambino che ha un ritardo mentale anche se lieve. Poi dalle caratteristiche di personalità. Ci sono bambini estroversi, molto fiduciosi in se stessi, altri bambini più chiusi, più timidi, e questo fa la differenza. No? Sono bambini come Cesare, uno dei primi ragazzi
capiva perché, e se non aveva capito non è che faceva finta di vedere, no? Perché il carattere solare in una famiglia molto presente, naturalmente, ma anche presente nel senso di essere autorevole, come Claudio a volte è dovuta essere, ma come anche io in certe circostanze, lo sai bene, no? Però un ragazzo che proprio questa sua energia, questa, oltre che una splendida intelligenza, naturalmente ha riuscito ad avere eccellenti risultati, pure nella propria vita. E poi le aspettative e le motivazioni del bambino e della famiglia, di nuovo. Se io mi aspetto la luna, no? E la luna non interessa, sarò deluso, no? Io quello che dico ai genitori spesso, guardate, il piano serve semplicemente a sentire meglio. Poi, come lo utilizza il bambino che viene guardato, questo dipende molto da noi e dal lavoro che faremo insieme. Non vi potete aspettare un bambino che prima dell'impianto non solo non parlava, ma scorrazza continuamente, non ha regole di comportamento, non ha nessuna responsabilità, non mastica, perché questo che vi dico è un caso vero, no? Un bambino di 5 anni che aveva avuto una serie di problemi per cui la madre era così impressionata dalla paura terribile che questo bambino potesse spruzzarsi, perché una volta gli era data una foglia di salata di storto, per cui a 5 anni prendeva ancora tutto curato. Allora, è chiaro che il passaggio da questa situazione a una situazione di comunicazione condivisa è veramente problematico e sarà diverso, no? Quello che ti puoi aspettare, come se quando mancano i requisiti di creare prima i requisiti per poter poi far tutto il mondo. Teniamo poi una cosa, che quando sono a scuola ci sono una serie di variabili che incidono sulla performance dei bambini. Io ne ho elencati tre, c'è anche un articolo che se volete, ce n'è anche una cosa in più del nostro lavoro, che mi sembrano quelle fondamentali, che sono le condizioni di ascolto, la qualità degli scambi dei bambini e lo stile dei bambini. Condizioni di ascolto, tenete conto che in una classe i livelli medi di rumore sono di intorno a 60 decibel, tra ragazzi che parlano, cioè le sedie che si spostano, quello che cade, quello che entra e così via. E che il livello della voce dell'insegnante di solito è tra i 55 e i 65 decibel. Quindi, come vedete, è appena superiore, a volte addirittura inferiore al rumore che c'è nell'ambiente. Allora, per una persona normodente, vabbè, è un po' fastidioso, ma non c'è un problema. Per un bambino che porta la protesi o l'impianto, il rapporto segnale rumore di questo tipo fa in maniera che il suo ascolto non sia possibile.